Taddia si chiamava. Le scuole erano, non ci sono più, le Rolandino dei Passaggeri in via Dante, in via Santo Stefano, sì, angolo via Dante a Bologna. Io ricordo con tanto affetto il mio insegnante di musica, di educazione musicale delle medie, perché lui entrava sempre in maniera molto silenziosa in classe. Aveva un grosso registratore che portava sempre con sé. Entrava in classe senza dire una parola, appoggiava il registratore di musica 7 sulla cattedra, ci chiedeva di fare silenzio e accendeva la musica. Era quasi sempre musica classica. Ci faceva chiudere gli occhi e noi ascoltavamo la musica. Alla fine del brano ci chiedeva che cosa avessimo provato. Non poche volte io aprivo gli occhi piangendo, ma questo era il bello delle sue lezioni, che potevamo lasciarci andare, potevamo piangere senza la paura di essere giudicati dal compagno di banco, perché lui ci voleva far riflettere su questo. E ci insegnava e ci spiegava in che maniera certi strumenti venivano usati per insegnare come poteva essere la rabbia, come poteva essere invece la dolcezza o un oceano in burrasca, no? In che modo venivano usati i suoni? Ma la cosa più bella che io ricordo di queste lezioni era proprio la totale libertà di provare le nostre emozioni senza giudizio. Grazie professore, perché io ho preso insegnamento dai miei professori, da quello che loro hanno lasciato dentro di me, e ho avuto la certezza, la prova poi, crescendo due figlie, di quanto gli insegnanti siano assolutamente importanti nella vita non solo dei ragazzi ma anche delle famiglie, e di quanto sia importante la sinergia che si può creare tra un buon insegnante e una famiglia che si lascia un po' guidare anche da questo.